amici di Teleobiettivo, cordiale saluto da parte di Salvatore Lonoce che questa sera vi farà vedere un luogo particolare. Il suo nome è La Cantinaccia, si trova qui nel comune di Giulianello e noi abbiamo il piacere non solo di farvi vedere questi locali, ma nello stesso tempo di portare alla vostra attenzione un imprenditore che crede nello sport, che crede nel sostegno dei giovani allo sport e soprattutto con lui faremo una bella escursione dialettica per incoraggiare altri giovani a fare più sport, più studio e più voglia di stare con la famiglia. Noi abbiamo qui vicino a noi il presidente dell'Ariano Volley, Eros Manciocchi, che è l'artefice di questa iniziativa di pallavolo di Lariano e che, come al solito, quando uno ha un'idea cerca di coinvolgere gli amici, cerca di coinvolgere chi gli sta vicino e in questo caso l'amico è appunto Stefano Martella, che è imprenditore e che ha creato questo bellissimo luogo, la Cantinaccia qui a Giulianello, che è meta frequentata da tanti giovanissimi. E lui, sensibile a quelle che sono le istanze dei giovanissimi di sfogarsi, di darsi le proprie energie nello sport, ha cercato anche di sostenere l'Ariano Volley come sponsor. Ma noi entriamo nel vivo e soprattutto chiediamo al nostro presidente dell'Ariano Volley, Eros, come è riuscito a convincere il responsabile della Cantinaccia a sostenere questa bellissima iniziativa dell'Ariano Volley. Stefano innanzitutto è un vero amico, poi dico purtroppo per lui perché ha smesso, ex campione di pallavolo, ha giocato tantissimi anni a pallavolo e niente, sono venuto qua una sera a cena, mia figlia che gioca a pallavolo lo conosceva, dice è un amico mio, perché non chiediamo se ci fanno sponsor per la pallavolo? Abbiamo parlato 2 minuti tranquillamente, io, lui, il direttore artistico, ci hanno detto sì, ok. Sì. Ed è diventata la colonna di Ariano Volley, di questa bellissima iniziativa sportiva che tra tanta volontariato, tra tanta voglia di immedesimarsi nello sport, cercano di portare avanti questi giovani di Lariano a perseguire queste mete sportive. Ma noi con Stefano vorremmo soprattutto, visto che abbiamo scoperto che è stato un giocatore di pallavolo professionista? Professionista non esageriamo, a livello giovanile comunque la carriera è andata abbastanza bene, ecco. Poi è arrivato a 21-22 anni e ho lasciato per l'altezza, eccetera, eccetera. Come potete vedere, Stefano è piuttosto titubante, ha detto mi raccomando, non mi fate una lunga intervista, fatemi parlare poco perché la telecamera mi blocca. Però noi speriamo in questo momento di dialogare con lui e di sbloccarlo, perché vorremmo che lui ci trasmettesse qual è stato il suo pensiero che ha fatto vedere in questa struttura questa idea bellissima di creare questo locale. Cioè, come le è venuta questa idea? Beh, il locale, diciamo, c'era. Io ho partecipato al locale che già era stata un'idea di un'altra persona, cioè c'era un progetto in atto e io ho proseguito soltanto l'idea di quest'altra persona. E poi comunque conoscendo Eros credevamo in questa avventura e ci siamo uniti e cerchiamo di sia di far andare bene il locale sia che addirittura le ragazze vengano promosse, non so in che serie, a che puntiamo? Quest'anno puntiamo a centro classifica, quest'anno possibilmente se si può fare una serie D io sarei contento. Anche perché noi le abbiamo registrate durante alcune partite queste ragazze e effettivamente dal punto di vista sportivo non si può dire niente e anche dal punto di vista fisico sono delle bellissime ragazze che rappresentano una città, quella di Lariano, più che dignitosamente, anzi vorrei dire eccellentemente la bellezza di Lariano. Beh sì,
diciamo, beh, la cosa più importante comunque è la qualità a livello agonistico, no? Poi in realtà abbiamo fatto lo sponsor perché erano tutte belle ragazze, però non dovevamo dirlo. Come avete potuto vedere, noi abbiamo il direttore artistico di questa bellissima struttura che è la Cantinaccia, il signor Graziano, che chiaramente come direttore artistico ogni volta cerca sempre di creare quelle attrazioni che possono interessare non solo il pubblico dei giovani, ma anche il grande pubblico che possa venire qui a passare spensieratamente delle belle serate. Diciamo che in realtà la vita mondana non è proprio la vita sportiva, però quello che trovano qui sicuramente non è quello che trovano in discoteca, quindi l'avvicinarsi dei giovani alla musica live è sicuramente qualcosa di sano e di pulito. Poi se le ragazze bevendo la nostra birra riescano a raggiungere degli obiettivi sicuramente più buoni di quelli che sono le aspettative, noi puntavamo con questo sponsor di acquistare qualche nome di rilievo, poi non so, con il presidente ci accorderemo e con il nostro titolare, però insomma l'obiettivo è quello di cercare di far avvicinare i giovani a qualcosa di serio, di qualcosa di pulito, come possa essere lo sport in primis e quale maggiore manifestazione appunto di aggregazione giovanile, e poi sani locali dove le persone possono stare tranquille e passare quelle 2 ore prima di andare a dormire. Come avete potuto vedere e soprattutto sentire dal signor Graziano, questi sono i giovani di oggi. Gente che ha le idee, le mette in pratica, realizza queste belle realtà, cerca di portarle avanti e d'altronde cerca di far passare ai giovani delle bellissime serate spensierate e poi aiutandoli con quelle che sono sempre gli impegni imprenditoriali, aiutare anche questi giovani dal punto di vista sportivo. Ma noi vorremmo approfittare qui del signor Graziano, che è il direttore artistico, per sapere nel mese di febbraio quali sono gli spettacoli che propone la Cantinaccia a chi ci sta vedendo e soprattutto come fare, se uno sta vedendo queste immagini, come fare a contattare questo locale. Beh, in primis mi permetto di... ci sono, quindi mi permetto di pubblicizzare una data molto importante per noi e anche per il luogo che ci ospita. Il 20 abbiamo Niccolò Fabi qui in concerto e quindi sarà una data sicuramente di rilievo che avvicina molta più gente di diversi target di età. Come arrivare alla Cantinaccia? Tramite il nostro sito che è www.lacantinaccia.net, da lì tutti i contatti sia email che telefonici, quindi per poter prenotare, per poter sapere dei biglietti eventuali o per qualsiasi altro tipo di informazione. Noi cerchiamo di dare una programmazione che possa accontentare diverse età, quindi giovani, adulti e più o meno vicini alla musica. Però quello che è il nostro obiettivo è quello di dare un punto alle persone, perché purtroppo i punti, come dicevo, di aggregazione sono sempre meno, c'è sempre più dispersione, c'è sempre più sempre meno villaggio globale. Quello che noi cerchiamo di dare è un ritrovo sano che possa comunque accontentare più o meno le persone. E Rosso, noi sappiamo che l'Ariano è una terra di campioni, ha dato non a caso campioni mondiali. Cosa speri di ottenere con l'aiuto appunto di tutti questi amici che sostengono l'Ariano Volley? Cosa speri di ottenere, non dico quest'anno perché hai già detto vuoi fare una mezza classifica, vuoi raggiungere questo traguardo, ma per il prossimo anno cosa è imprevisto? Intanto quest'anno abbiamo cambiato totalmente la squadra, cioè è una squadra giovanissima, elementi dell'altro anno sono rimaste 2 persone, le altre 12 persone sono tutte nuove. E quest'anno purtroppo dobbiamo fare un campionato di centro classifica, per dirla proprio è, a cercare di salvarci. Saltranno poi, con l'aiuto di loro, già ci siamo messi all'opera, puntiamo alla Serie D, perciò abbiamo già contattato delle persone nuove, abbastanza con bagaglio tecnico, che ci potrebbero dare questa soddisfazione.